Ciao a tutti, sono Luca Vacilieri, sono responsabile del centro Il Giardino sul Fiume che ha sede ora a Modena. Da 40 anni mi occupo di benessere, sono insegnante di educazione fisica come formazione di base, insegnante di shiatsu, di yoga e mi occupo di tantissime altre attività. Mi piace ultimamente anche proporre attività all'esterno, in questi tempi anche utile e interessante e piacevole per tutti, vacanze benessere, escursioni al mare, in barca a vela, in montagna, eccetera. Collaboro con la piattaforma nuovamente.net, con cui ho scritto un paio di articoli, alcune interviste, tra cui questa, e vi invito a visitare il sito e anche la pagina Facebook. E quello che posso dire è che da 40 anni, visto che lavoro in questo ambiente da 40 anni, ho visto un po' l'evolversi di questo mondo, diciamo così. Sono partito appunto come insegnante di educazione fisica, quindi con un approccio, diciamo, fisico, ma sempre con un interesse verso l'interiore. E quello che mi ha portato poi a fare quello che faccio è stato sicuramente l'incontro con la disciplina a quale lo shiatsu, del centro di Shiatsu Magaike, che ha cambiato praticamente la mia vita. Da lì ho creato alcuni centri, a Ferrara, di cui sono originario, poi mi sono spostato a Modena. Collaborano con il centro tantissimi collaboratori da tutte le province d'Italia fondamentalmente, e lo scopo anche quello in cui lavoro quotidianamente è quello di creare la cultura del benessere, che non è solo frequentare il centro e basta, ma riuscire a portarlo nella vita di tutti i giorni attraverso l'atteggiamento, il modo di essere, lo stile di vita, il prendersi in mano, il volersi bene, quindi curare l'alimentazione, curare il corpo, la mente. Sono cose che si sentono sempre da tantissimi anni. Quello di cui io sono un grande fautore è la praticità. Essere operativi, cioè mettere in pratica, al di là delle parole, delle frasi belle dette, eccetera, ma di mettere proprio in pratica, attraverso cose anche semplici e quotidiane, non è che dobbiamo fare chissà che cosa. In tutti questi anni ho visto proprio anche l'evolversi di questo mondo, diciamo così. Da prima si era quasi dei moti carbonari, si conoscevano poco queste discipline, poi c'è stato un interesse, un boom, ed è stato molto bello questo. In tutto questo poi sono sorti tantissimi centri. Si è allargato sempre di più. Io sono convinto che più se ne parla, meglio è. Chiaro che in primis ci deve stare la qualità, offrire un servizio di primo grado, essere insomma seri professionisti, e su questo sito e portale sicuramente ne trovate parecchi. Un po' il discorso della qualità penso che sia fondamentale, soprattutto quando si lavora nell'ambito del benessere. Mi sono occupato appunto tutto il giorno di shiatsu, ho contatti con le persone ed è una cosa molto bella questo, perché attraverso queste discipline si riesce ad andare molto più in profondità del contatto superficiale, diciamo così. Vengono fuori temi, problematiche, confidenze, si va a scoprire l'universo uomo nella sua interezza. È veramente molto affascinante questo mondo. E mi ha insegnato tanto, io imparo sempre tantissimo. E mi stimola nella mia curiosità, nella mia bulimia di voler conoscere di tutto e di più, tant'è che ho allargato sempre di più il mio campo d'azione, dalle discipline corporee sono passato a quelle più energetiche, mi sono sempre appassionato, sono sempre stato un grande appassionato di arte, di musica, di cinema, di letteratura, e questo mi ha portato anche negli anni a tenere conferenze. E ultimamente anche così, a realizzare un po' quello che è il mio sogno, quello anche di scrivere dei libri, cose che vi dicevo no, è impossibile, invece alla fine tutto è possibile. Ci si mette lì, di buona vena, tutto quello che ti esce lo scrivi e sono anche molto soddisfatto perché innanzitutto mi diverto moltissimo, è un piacere enorme quello di creare situazioni, storie, personaggi, veramente molto molto bello. E ho proprio qua giusto appunto i tre libri che ho scritto finora. Questo è il primo, si chiama Oltre il giardino, che è un omaggio al giardino sul fiume, è un film bellissimo di Hal Ashby, appunto Oltre il giardino con Peter Sellers. E questo parla un po' del mio stile di vita, della filosofia di vita che mi appassiona. Sono piccoli saggi molto semplici da leggere, molto interessante. Il secondo che ho scritto, in un mese questo è venuto fuori come un ciclone. E sono più che altro poesie queste molto personali, però è molto interessante l'approccio anche sinestesico, in cui si attraversano i campi della musica, della letteratura, dell'arte,
e si riversano in testi molto particolari. L'ultimo che ho pubblicato è uscito pochi mesi fa, si chiama Il cielo del mattino mette a neve, mi sta dando soddisfazioni incredibili, è stato finalista di 2 concorsi nazionali, che non avrei mai creduto, ma invece viene apprezzato. E questi sono racconti anche di fantasia sicuramente, e hanno sempre un aspetto sinestesico di fondo. Sto scrivendo il 4° libro che uscirà fra qualche mese, quindi mi sto scatenando da questo punto di vista, e soprattutto c'è sempre il divertimento e la piacevolezza di fondo. Questo lo riverso anche nel mio lavoro quotidiano, e non dico, è un po' la base, un po' di quello che si trova al giardino sul fiume con i collaboratori, in cui c'è questa sinergia, questa voglia di star bene, di far star bene alle persone, ripeto, attraverso la cultura, la conoscenza,